Questa polemica fra politica e magistratura è vera o è artatamente costruita? Non so chi dei due vuole rispondere. No, mi dispiace, ma il procuratore di Roma, questa domanda si avvale della facoltà di non rispondere. Ne ero sicuro. Il Presidente del Consiglio ha detto una cosa molto giusta. Una politica, diciamo, seria e autorevole non ha paura di una magistratura seria e autorevole. Questo è il problema. Ci vuole una politica seria e autorevole a cui corrisponde una magistratura seria e autorevole. Ma il ruolo della magistratura è anche quello di stimolo. Io voglio dire con chiarezza, diciamo, io per esempio non credo affatto che i magistrati debbano parlare solo con le sentenze. Noi stamattina non stiamo parlando con le sentenze. Una delle cose, uno dei lasciti importanti che hanno lasciato Falcone e Borsellino è quella di aver aperto la strada anche a questi meccanismi di dialogo, quello di andare a parlare con i giovani, di parlare con le associazioni, quelle di provare a spiegare. Se uno leggesse le nostre sentenze, noi stessi facciamo fatica a capire come possiamo parlare con le sentenze, non le capiamo spesso neanche noi. Io credo che in una dialettica democratica sia corretto da parte dei magistrati far sentire le proprie opinioni, far sentire anche le proprie opinioni sulle leggi. Cioè, siccome i magistrati applicano le leggi, poi una volta la legge è approvata va applicata a prescindere, ma che si dica prima quali possano essere i problemi dell'applicazione di una legge credo che sia utile per la democrazia. Poi ognuno deve fare il suo mestiere. Ora l'equivoco su cui spesso si gioca è questo: si dice quel politico era vicino al mafioso, quel politico è stato accusato di avere interessi convergenti all'organizzazione mafiosa, però la magistratura non l'ha condannato, quindi quel politico è un uomo onesto. E no, questo discorso non va, perché la magistratura può fare soltanto un accertamento di carattere giudiziario. I magistrati non parlano solo con le sentenze, facevano lezioni. C'è una lezione di Borsellino, quella Bassano del Grappa, che è abbastanza famosa, dove diceva la magistratura fa il suo corso, ma anche la politica deve fare il suo corso. Le dico con grande franchezza, non si può pensare di risolvere tutto con la legge, perché diciamo ci sono fenomeni nei quali ci sono impresentabili che hanno certificati penali immacolati. Si può sicuramente migliorare dal punto di vista delle norme, ci sono norme che vanno sicuramente introdotte che per esempio siano molto chiare nei confronti di alcuni condannati anche con sentenze non passate in giudicato, però non si può risolvere tutto con la legge. Ci sono tanti impresentabili che hanno certificati penali immacolatissimi. Io credo che ci sono leggi che non possono sostituire quelle che sono le scelte della politica. Le scelte della politica devono essere, diciamo, fatte a prescindere da quelle che sono le norme. Non sarà possibile nessuna legge che eviterà, diciamo, candidature di soggetti strani. La politica deve essere in grado di fare le scelte, questa è la verità. Cioè, su questo punto credo che sia un dibattito che va avanti un po' stancamente da tanto tempo. E c'è un punto. La politica deve essere in grado di decidere anche con una sua autonomia e deve quelle scelte, diciamo, sono le scelte che qualificano realmente la politica. Sta dimostrando una debolezza la politica. Però si sente sempre aspettiamo la sentenza, dottor Cantone. No, è questo problema. Perché nel discorso sempre di Borsellino c'era un politico anche condannato non è onesto per forza. Assolutamente no, però non è neanche vero che una semplice indagine di per sé può giustificare, diciamo, la fine della carriera politica. Bisognerebbe vedere le imputazioni e i fatti, perché valgono entrambi i principi. Io credo che, diciamo, si possa evitare di aspettare una sentenza, ma ci sono dei casi in cui non basta neanche un'indagine per giustificare, diciamo, la fine di una carriera politica. Si devono quindi esaminare i fatti all'interno dell'indagine? Sì, no, si devono esaminare i fatti. Lei questa indagine su Graziano come la vede? Non ho proprio letto nulla, tranne stamattina un po' di giornale. Però conosce benissimo i casalesi. Conosco benissimo i casalesi, conosco anche Graziano. Voglio capire prima di dare un giudizio.